Saperne di più sullo spettacolo, però io mi sono ricordato solo ieri di averla scritta, quindi l'ho mandata solo ieri sul blog di nuovo, però tu hai delle recensioni e c'è un video, sapere le emozioni che avete provato, insomma, vi restano, credo, vi resteranno, vi hanno turbato, comunque è una cosa unica, dare una spiegazione poi da dove e come nascono le idee è abbastanza difficile. Io tranne qualcuno vi conosco tutti e vi ringrazio di esserci, chi di passaggio e chi per altra causa, uno solo dei poeti che è di Roma ma sta con 36, quindi deve stare in zona ricca, forse è l'unico che sta bene economicamente, se è lui da segnalare, è il mio benvenuto, ma è questo, ma che l'accenatore, quindi dopodiché andiamo dal cinese e continuiamo a stare insieme. Adesso un pochino, un po' di poesia, mi ha insegnato qualcuno molto furbo, che non è importante, non è importante fare il libro, eccetera, ma quando comunicare con gli altri, con quelli che ancora resistono. Barbara l'ha chiamato questo posto una specie di oasi dove ci nascondiamo. Forse è vero, anche quando è nata sta libreria che non entrava nessuno, era una specie di esempio. Poi c'è stato un boom, adesso un boom boom, fatto di nuovo all'agora, se ne sono andate tutte dall'altra parte. E gli ultimi anni sono stati duri, lo dico, però malgrado questo abbiamo voluto festeggiare i 20 anni. Questo è, credo, il terz'ultimo degli incontri. Poi avremo un altro che ha passato una stupenda serata qui, perché tutto comincia qui nel 2008, quando io così ho incontrato quello che è in quota, che chiamiamo in quota, e se dov'è? Qua. Lo devi accettare, lo devi accettare se sei in quota. Adernò da buon siciliano non ha il dono dell'umorismo, dell'ironia. Ho parlato adesso, quindi. Sì, no, io lo so, per questo te lo siamo dico. Perdonati. Però ci siamo perdonati tutti, qualcuno ha chiesto scusa, come Luca Astioli, che è una persona per bene, e lui ha risposto con una parolaccia, quindi io ormai non ho tempo da perdere con le persone che pur facendo poesia, poi la verità non la fanno. Per me Fabio è un fratello in maniera indissolubile, e per molti di noi Fabio è un fratello, ed è quello che sta più riservato di tutti, quello che non mette una poesia, quello che corregge quelle degli altri, quello che traduce, quello che... E Fabio ha indicato in me, le mie persone che sono arrivate qua, è stato Andrea, è stato Cornelio, Sumine, lo chiamavo così, Andrea lo chiamavo Andrea Garbenne perché è più bella avere Garbenne, e Valérie Raimondò, che è nata francese, che sono così felici che si è qua. Scambiatevi i telefoni, perché una cosa che mi insegnarono alcuni poeti furbi che vissero tutta la vita senza soldi, Sandro Penna, Reverdy, amavano il telefono, oggi c'è il telefonino. Allora, quando incontrate uno, non si può sapere mai, può essere sempre utile, no? Chi è abituato a vivere senza soldi, soprattutto, perché con un telefono si può trovare una cosa che vi manca. Può essere una chitarra, un musicista per una sera, un pittore. Ecco, lui è uno dei pochissimi, insieme a... dove non c'è quello là, che io ho visto giovanissimi. E Fabio è veramente un grande pittore, moltissimi lo conoscono e molti credo se lui regge che non se ne scappa in un altro paese, cosa che consiglio a tutti i giovani, andate dall'altra parte. Giuseppe Nadà, ad esempio, ora lui va in Germania perché ha conosciuto qua una musicista che qui non l'hanno pagata, gli ha detto tu suoni, vieni, andiamo in Germania che lì ci pagano. Infatti i video ce li bloccano i tedeschi perché lì sono, si pagano, qui ce lo fanno. Adesso io ho parlato abbastanza, quindi non parlerò più.
ringraziato Cornelius, io comincerei, perché è l'unico, mi pare, che non essendo di Taum, il resto la serata è dedicata a Taum, mentre loro si sono sfogati a farvi le cose più indegne e indecorose di questo mondo, e chiamerei proprio il responsabile Sesse, perché mi hanno insegnato che il primo poeta l'ascolti, il secondo quasi Sesse non l'ascolti più, quindi secondo poi lui lo sa che è furbo, chiamo Sesse perché aggiungerà sicuramente a questa cosa di sound qualche cosa. Il microfono lo tengo solo per avere il coraggio di parlare ancora. E poi forse di fogli, però non è che tu sai. Ma no, il discorso è questo. Che io leggerò, diciamo, in fondo, ecco, quindi te pensavi di fregarmi, invece no, io leggerò in fondo assieme a Max e Massimo Brizzico, quindi faremo una lettura di chiusura, facciamo così. Come vuoi, così... io avendo avuto Zeichen passavo in questo modo. Perché poi lo vedi che passa, questo è rimasto traumatizzato dallo spettacolo meraviglioso di prima e quindi si deve riprendersi, si deve ricaricare con le letture. Come si suol dire, c'è rimasto sotto. C'è rimasto sotto di brutto. Chiamiamo quell'essere in mondo il maledetto. Ma com'è che inizio sempre? Cioè, sempre? No, 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 perché io tranquillamente, ma inizio sempre io. E la lettura, sempre. Io l'ho imparata molto tardi, però è difficile leggere poesie. Io l'ho imparata molto tardi, adesso possono prendere. Ma lui mi ha colpito per questa capacità di sviare, no, dico, che la parola ti arriva proprio in petto. Allora, chiudi pure. Tanto mi sentite, no? Sì, era per me. Allora, innanzitutto mi presento, perché prima mi è stato detto, ma vi presenterete, poi certo, direte nome e cognome, quindi sono Massimiliano Bardotti, buonasera a tutti. Questo è il mio libro, Fra le gambe della sopravvivenza, che è ovviamente il titolo. Ma io non sapevo cosa leggere stasera, veramente. Ero a casa che cercavo di scegliere, di capire, poi dicevo, ma potrei leggere questa? Ma no, dai, leggi questa, è troppo triste. Potrei leggere questa? Ma no, dai, Massi, questa è veramente triste. Potrei leggere questa? Ma dai, Massi, smettila. Questo è l'altro me, perché anche se non sembra, perché non ho una corporatura così immensa, in me ci sono due anime che si contraddicono dalla mattina alla sera. Da notte sono convinto che si azzuffino anche, perché mi sveglio quasi sempre un mal di schiena, dolore al collo, qualche livido. Pensavo ci fosse qualcuno nascosto, poi controllo sempre, non c'è mai nessuno, quindi dipende sicuramente dalla mia guerra interiore. Però da questa guerra interiore ho capito che dovevo essere onesto e quindi condividere con voi un momento, un periodo che sto vivendo, nel quale mi guardo spessissimo indietro. Non è un atteggiamento esclusivamente nostalgico, è più una cosa fatta con consapevolezza, con coscienza. La ricerca, cioè la speranza di capire veramente da dove vengo per arrivare poi a capire chi sono. E quindi inevitabilmente andando indietro, andando a ritroso, rincontro e rivivo delle situazioni, rincontro delle persone, dei parenti come mio nonno. La prima storia che non vi leggerò ma ve la racconterò riguarda proprio mio nonno. Riguarda mio nonno e riguarda anche Castelfiorentino, che è il paese dove sono nato, dove sono cresciuto e dove tuttora vivo. Gran fantasia. Mio nonno era un cattolico comunista, alla faccia di tutti quelli che gli dicevano non puoi essere entrambe le cose, Guido, che era mio nonno appunto, devi scegliere o l'uno o l'altro. Allora mio nonno diceva no, siete voi che sbagliate, perché Castelfiorentino è un posto dove il Partito Comunista prende quasi il 74%. Castelfiorentino è il posto sempre e comunque dove ci sono più chiese che peccatori. Quindi è evidente che due anime ci sono in questo paese. Il vero figlio di Castelfiorentino queste due anime le porta nel petto. E quindi mio nonno aveva la tessera del Partito Comunista Italiano e andava in chiesa tutte le domeniche mattine e onorava le festività. Mio nonno aveva un orto, ci andava tutte le mattine, partiva col suo motorino rosso, il casco di vino, le sigarette, il nazionale senza filtro, ne fumava due pacchetti al giorno. Una mattina arrivò all'orto e si era dimenticato il vino, tornò a casa a riprendere il piasco, non avrebbe saputo come fare ad arrivare fino a sera senza il suo piasco di vino. Diceva che tre cose lo tenevano in vita, ovviamente il vino, le sigarette e la volontà di vedermi passare a comunione. Un giorno, era un venerdì santo, era vigilia, tornando dal suo orto vide il prete entrare dal macellaio.
Allora rimase un attimino stranito, posò il motorino, entrò anche lui dal macellaio, si mise in un angolo, zitto, fermo, studiava le mosse del prete. Quando fu il suo turno, il prete disse: Marcello, che era il macellaio, dammi una bella bistecca, vai, che stasera me la fo alla brace. Perché mio nonno, ancora più stranito, uscì dalla macelleria, si mise ad aspettare il prete, appena gli fu a tiro, gli disse: Don, mi scusi, ma oggi non è vigilia? Sì, rispose il prete. E allora lei mangia la carne? Ma non si preoccupi, Guido, rispose il prete, tanto io la battezzo a baccalà. E si fece una grassa risata. Al che mio nonno smise di essere cattolico, ma non comunista. Magari, chissà, è anche per questo che è morto prima di vedermi passare a comunione. Però sono convinto che da quando è morto mio nonno è in cerca di Dio. E quando lo troverà gli dirà: Dio, proteggi tutte le bistecche da chi le battezza a baccalà. Ne hanno un gran bisogno. Ora, avendo raccontato una storia su mio nonno, è inevitabile leggervi una cosa che riguarda mia nonna. Anche perché io non me li ricordo molto bene. Mia nonna sì, perché mi ha cresciuto. Mio nonno, come vi ho detto, è morto prima che passasse a comunione. Quindi, però mi ricordo dei loro litigi, si becchettavano sempre. Ora, se non racconto una storia su mia nonna, so già che litigheranno, non voglio essere motivo di litigi celesti. E questo è un ricordo che finché non l'ho fissato per anni, è un ricordo ricorrente quasi come fosse un sogno, un ricordo di quando ero bambino. Da bambino andavo al cinema ogni volta che mia nonna metteva i soldi nel borsellino. Lo teneva nella tasca sinistra di una corta giacca di lana, color marrone chiaro. Entravo in camera sua di soppiatto, nei pomeriggi assolati della mia giovinezza. Aprivo l'armadio e infilavo deciso la mano nella giacca. Oh, c'era sempre, non lo spostava mai. Poi andavo al cinema e succedeva qualcosa di straordinario. Persone, animali, cose, muse, folletti, esseri di qualsiasi genere mi raccontavano storie. Io non desideravo mai essere il protagonista di quelle storie, ma chi le aveva create? Pensavo che solo uomini straordinari potevano dare vita alla meraviglia di una storia. Quando tornavo a casa, mia nonna mi guardava e sorrideva. Mi lanciava occhiate come coltelli e ancora sorrideva. Era buffa, credevo. E poi ho capito. È strano come ora tutto sia così ovvio. Infatti mi sono scordato ogni singolo film di quelle assolate stagioni. Ma non i coltelli e i sorrisi di mia nonna. Una parte di me è ancora lì, in quella stanza, con le dita che frugano nel suo borsellino. Io vedevo solo le rughe, la pelle abbizzita, la forma incurvata del suo corpo, lo sguardo indebolito, ma sopportavo i lamenti, le dimenticanze, le strane abitudini, quel leggero bofonchiare fra sé e sé che la rendeva indifesa. Ma lei era molto di più. Una vita era, una vita quasi intera. E ora che è più facile mi viene ricordare, disperare, la trovo così spesso nelle stanze del mio cuore. E ogni volta mi coglie di sorpresa mentre infilo la mano nella sua giacca, ma non mi sgrida mai. Mi guarda e mi sorride. Mi lancia occhiate come coltelli e ancora mi sorride. Svanisce lentamente lungo il corridoio della mia memoria e ancora, e ancora, e ancora mi sorride. E adesso voglio invece rendervi partecipi di un miracolo al quale sono sempre convinto di aver assistito da bambino. Mia madre quella mattina non stese i panni. C'era la neve sul terrazzo e sul mondo. Cadeva dal cielo, ma pareva ci andasse. La magia aveva gli occhi di mia madre. Stupore e meraviglia sulle mani e sui vestiti, nei capelli, nella voce che chiama. Mi chiama da lei. Stamani niente scuola. La gioia a parole precise. E un colore inatteso. Bianco. Mia madre mi teneva una mano sulla testa e sorrideva un po' a me e un po' alla neve. Era bello vederla felice. Tutta quella stanchezza, la smorfia del dolore, il ghigno della rabbia erano scomparsi dal suo volto. C'era la sorpresa, l'incanto, la giovinezza. C'era la vita che benediceva la vita. E io fui benedetto. Fu mentre mi accorsi che la neve non scendeva dal cielo. Ci andava. Ci tornava.
E fu allora che capì. Quella mano sulla mia testa non mi avrebbe mai abbandonato. Allora, ciao a tutti. Io sono Andrea Garbin. Allora, vi leggerò da questo libro che grazie a Serse è stato portato in Irlanda e purtroppo non ci sono gli altri due complici, i complici Fabio Barcellandi e Luca Artioli. Inizierò leggendovi i testi che ho inserito in questo libro, sono estratti da un mio libro che si intitola Lattice. E il lattice è inteso principalmente come proprio il materiale utilizzato per realizzare tutta una serie di oggetti che io ho visto come un filtro tra l'uomo e la natura, quindi c'è questo distacco tra l'uomo e la natura. Lattice. E le mie mani ridiventano fango. Il lattice che porto sugli occhi fa pressione su pensieri stretti, come succhiare l'impasto delle ossa. Una vigna in sacrificio musicale si interpone tra le mie narici e clavicola diviene, adolescente, quel sottile grappolo di luce, come pecore in gregge accodate. Sulle ginocchia, amori, come ceci, urlano il conato delle porte. Entro il cuscino, vidi un mare racchiuso. Vi leggo una seconda poesia sulla circolarità del tempo. E c'è sempre questa posizione orizzontale su un letto, quindi questa figura che sta su un letto, su questo materasso di lattice che io ho visto come qualcosa di poco naturale, pensando a quanto l'uomo all'uomo che ha sempre dormito su paglia, sulla terra, così io vedo, ho visto proprio questa separazione netta. Un pendolo è come il culo del silenzio, quel rintocco che odo ogni ora a troncarmi il sonno, un temporaneo istante di follia che si muove prepotente tra un sogno e l'altro, una spina che punge la notte, la costante percezione dello sfinimento. Quando il silenzio interrotto muore e il botto infrange la quiete, io mi rattrappisco, lascio che l'udito mi avvolga, indicibile tormento, lascio che mi avvolga. Disteso nel dolce giaciglio, osservo il lucido ottone cercare silenzi, e ogni volta che ne trova uno, il suo grido si sviluppa a torcermi il ventre. Visto che siamo in una serata a tavola di poeti, voglio portare anche la voce di un altro poeta che non è presente. Come vi ho anticipato, questo libro è stato portato in Irlanda grazie a Serse, ma anche grazie a un poeta irlandese che ci ha tradotto. E Fabio ha fatto il lavoraccio di tradurre questo poeta, che possiamo dire che è stato un lavoraccio, ha dovuto tradurlo due volte perché gli hanno rubato il PC dove aveva su. E Serse, grazie a Serse, abbiamo portato in Italia Dave Lordan. Non mi ricordo più quando, ormai, 2 settimane fa, 3. Sì. Vi leggo una sua poesia. Quindi non mettete mai poesie nel PC perché esiste che te lo rubino. Io ho imparato a stampare tutto adesso, da quando è successo questa cosa. Si deve imparare. Lo so. Questo libro si intitola Sopravvivere alla crisi. E ovviamente tutte le poesie hanno a che fare con la crisi. C'è anche un, non vi leggo il poema Sopravvivere alla crisi perché è lunghissimo ed elenca tutta una serie di aneddoti e di trucchi per sopravvivere. Vi leggerò questa alla scoperta dell'Irlanda. E talvolta la linea si muove così velocemente che il capofila con lo storditore elettrico non ha il tempo di stordire la mucca correttamente.
e la mucca abbandona la linea, stordita ma viva, fino al secondo uomo, un estone di 54 anni, che manda lo stipendio a casa per provvedere ai nipoti. Il suo compito, tagliare la gola della mucca. Non appena la mucca viene stordita, perdendo conoscenza dal primo uomo, di poco fuori Tirana, ma una mucca non stordirà, non stordita, farà un casino bovino per la sua vita contro il secondo uomo, dando calci e sgroppando e sbattendo contro la lama da 18 pollici. Anche se perde sangue, e talvolta la lotta è così aspra e prolungata che l'uomo di mezza età dall'Estonia è costretto a ritirare la lama. Infatti, gli assessori dei comuni della Bassa Bresciana ringraziano per la scelta del colore verde. Non mi passa, non mi va giù, non mi va giù. Però mi devo rassegnare. Così è, però è il buon Fabio Barcellandi sostiene che questo è il colore verde Garcia Lorca. Quindi che è una cosa, porta anche un po' così perché è il colore della morte, però va benissimo. Per questa cosa va perfettamente bene, infatti va bene. Il titolo di questa pubblicazione è Io no, ex io, e sarebbe un anagramma della parola greca, un anagramma un po' imperfetto della parola anoressia. Quindi va bene, non è una lettura molto, come dico io, allegra, amena, eccetera. Però tant'è, è uscito e così è. Vabbè, dico solo semplicemente due cose, perché secondo me, vabbè, rispetto alle cose che scrivo normalmente, questa raccolta è nata un po' intorno appunto a questo argomento, è nata da una situazione, da un accadimento, e poi si è un po' nutrita, come dico io, si è nutrita, l'ho nutrita per 2 anni, finché poi ho incontrato Andrea, cioè nel senso che Andrea ha conosciuto un po' queste poesie e Serse, e abbiamo deciso appunto di pubblicare questa raccolta. Però ecco, diciamo che non hanno un percorso, sono collegate un po' attraverso questi capitoli, dove questo ex qualcosa torna. C'è un capitolo che riguarda l'ex, c'è un ex tu nella storia di questa persona di cui io narro una sorta di, non è neppure un percorso, ma io dico che è un fermo immagine su una condizione psichica che tale rimane, e non, dove non c'è guarigione, non c'è riscatto e non c'è questa cosa. Si potrebbe pensare appunto ad un percorso verso un fine che sia lieto, ecco, non c'è questa cosa. Ci sono queste fotografie su questo tu, che è un ex tu, perché in realtà poi diventa il tema dell'anoressia, diventa una una possibilità di narrare degli altri tipi, un certo tipo di fame che è più una fame forse un po' del cuore, insomma, piuttosto che appunto del corpo, un po' riguarda, poi sconfina un po' anche in altri ambiti. È stata anche per me l'occasione di andare un po' a scavare dentro un po' i sentimenti, dentro, dove io dico sempre che quando una patologia, bene o male, è quella, non so, può diventare anche il metro di misura della normalità, nel senso, forse a volte si pensa che sia il contrario, io penso questo invece. Che spesso invece le situazioni estreme diano anche una misura della diversità nella normalità, e quindi non so se si capisce, io so cosa voglio dire. Gli altri non mi capiscono mai, però io mi capisco, non tanto, però qualche volta mi capisco. Però vabbè, leggo in continuo perché appunto, come ripeto, sono un po' collegati questi testi. Curarsi. Dentro il cerchio di fuoco mi curo, non vede, mi curo, dottore. Non la pago per questo, la paga mia madre, ma per darmi un elenco di cose da fare. Davvero non la pago per questo, dottore. La paga mia madre, per sgranare rosari, ricordarsi com'ero quando ero normale. Una intera non mi basto. Ho sfilacciato l'essere per essere i mille fili che avvolgono il mondo, per essere infinite possibilità, per essere una, vera, rotta, tanta, gigante, distante.
mi sono messa al mondo domani, Dio sepolto è fondale di cartapesta ammosciata, placenta strappata, farfalla rimasta nel bruco. In questo limbo sosto, nella necessità del buio, cieca per vedere con nuovi occhi questo mondo ferito, sorda per sentirne le urla. Cresco tutta in verticale, so restare nella virtù monca, nello spazio di un vuoto. Però volevo chiedere un foglio e una birra. Un foglio e una birra, prendiamo subito. La birra che scrivo oppure solo per compasso? Sai, eh? La birra c'è, c'è la birra. No, no, ma... La birra. Perché pensavo, perché ovviamente non sono capace a leggere. Lo vuoi appoggiare, devi scrivere auto. No, devo scrivere io. Pensavo di fare un piccolo esperimento, che è una cosa che ultimamente facciamo abbastanza spesso, e volevo coinvolgervi un attimino tutti, ed è di fare una poesia collettiva che leggerà poi Beppe Costa quando andiamo tutti dal cinese. La poesia collettiva funziona semplicemente in questo modo: ognuno di noi può scrivere due versi, il primo verso viene coperto, il prossimo legge soltanto il secondo verso, quindi anche ora che la luna c'è, vabbè, sai, solo quello, basta. Anche se tu tornerai, diversa, si copre anche ora che la luna c'è, il prossimo legge soltanto wow, e così via, fino a quando non facciamo tutti i due versi e arriviamo alla fine. Le versacci, si chiama. Eh? Le versacci. Anche, ma volendo, quindi lascio qua chi vuole poi partire tutto. Appoggio qui. E basta, sempre. E nel frattempo tu che fai? Eh? E nel frattempo tu che fai? Io non torno a sedermi. Lascio ai prossimi, grazie mille. Tutte con la allora, no, poi quando vi viene lo fate, intanto chiamiamo il complice di, mentre lui parte, e non utilizzare una cosa che è già scritta, lui ha fatto l'esempio, quindi non utilizzare, e non rubare i vetri agli altri come ha fatto lui. Cazzo, però, non posso fare niente, non posso fare cose già scritte, non posso fare pensare agli altri. Guarda, hai visto quell'orologio lì, no? Sì. È messo per i poeti. Ah, ok. Quanto tempo ho? Non capisco. Per le due. Fino alle 11 posso andare. Esatto. Oh. Poi continuiamo dal cinese. Mi rilasso un attimo. Fino al terapeuta cinese alle 3. Non ha orario. Poi il pedante. Allora, io sono Luca Pizzolitto e... sto seduto per una questione, nel senso che nella mezz'ora in cui ho avuto una comunione molto bella con Beppe abbiamo parlato di una cosa che in realtà è quella che vivo, cioè la difficoltà nel portare... Ah, mi lessi pure il microfono, cioè già sto male così. La difficoltà che ho nel portare le cose che scrivo fuori, cioè per anni... le ho date ad altri che le interpretassero. Quest'estate, da quando poi è iniziato tutto e ho conosciuto Massimiliano, ad Arezzo ho iniziato io, però avevo un gruppo alle spalle, avevo una chitarra elettrica, un basso, una batteria elettronica, quindi era più facile. Poi da lì al computer, adesso a voce senza niente, ho bisogno di un attimo... Un flauto abbiamo. Un flauto, ma io gli avevo chiesto però al ragazzo di no, va bene così. Dai, dai. Comunque, il libro si intitola La terra dei cani, è una roba un po' diversa da quella sentita fino adesso, però io, il primo si intitola Cani, appunto. Parole mai pronunciate, argini, fiumi spezzati, vitelli sacrificali, sacrificati al sempre, delle piccole cose. Urlano cani, riflesso di luna nelle pozzanghere, siamo belli, d'una bellezza irreale, e muoiono uomini tra le braccia di amianto, di mille paure. Sento le voci di mille silenzi, passi feriti,
rarefatti. I drammi dell'esistere sono i rimpianti. I drammi dell'esistere sono i rimpianti. Poi, d'improvviso, la notte. La terra fosse dei cani sarebbe senz'altro un posto migliore. Le tue mani restano tramonti, cieli di cartone edificati per Natale. I tuoi occhi mi fanno paura. Correre nudi sotto la neve di novembre, perché siamo infiniti e fragili. Ti ho portato a spalle fin sotto casa. Milioni di strade intraviste, mai camminate. Siamo un compromesso riuscito male. Docce rotte, miserie corporali. Ho varcato la notte in una stanza d'albergo fuori città. Tappezzeria rosa e una finestra. Una finestra che dava sul cortile. Sassi, ortiche. Auto che vanno e vengono ogni mezz'ora. Lecco le ferite, mi infetto sempre più. Hai lasciato tracce indelebili sulla spiaggia. L'amore è una faccenda strana. Non porto rancore al silenzio. E resto ancora dove sei, ostinato fino alla fine, contrario al fiato del vento. Ecco, questo parla un po' di... della difficoltà che io ho nell'empatia verso le masse, verso la collettività organizzata, nel senso adoro l'essere umano, però preso a piccole dosi, uno per volta, già a coppia devo mettermici d'impegno, però, ma proprio perché secondo me, e questo è un po' anche quello che ho vissuto prima nell'esperienza del teatro, no? C'è un'unicità nel rapporto tra gli esseri umani che passa dalla condivisione anche di cose molto intime, da qui poi c'è la difficoltà che faccio nel portare le cose che scrivo, no? Cioè la scrittura almeno per me è un momento di solitudine, di intimità molto mio, e quindi condividerlo diventa abbastanza difficile. Però c'è la bellezza dell'incontro, nonostante l'aspetto appunto della solitudine che accompagna sempre, no? Anche nei momenti di relazione più profonda e più intima. Cosa sanno i poeti in più della gente comune? Dove vanno i viaggiatori nel cuore della notte? Forse affondano gli orfani e le loro radici. Cosa aspettano i pescatori se non il mattino? Folgorante luce del giorno, in onda corpi senza fissa dimora, mani appassite dal freddo, noi soli, vivi. Noi soli, vivi. Risveglio d'una città che non ci appartiene, ricordi catastrofici, stranieri noi, inenarrabili sempre, sentieri distinti, divelti, verso l'oriente di coppia, di anime sconsolate. Restano volti affranti, distanti parole mai pronunciate, l'ebbrezza della notte è finita, indossiamo i nostri abiti migliori, domani sarà giorno, feste e sapori. Stringiti qui, accanto a me, custodisci i tuoi sogni, non sono vani ricordi. Dietro che non eri inserito perché sì, non me l'avevi sono detto. Un giovane poeta, insomma. Non sembro giovane. Non mi avevi scritto, non avevi risposto, non avevi. Quindi io l'ho infiltrato. Qui. È ricco. E non so di essere. Sì, no, infatti è l'unico libro di Dauma che c'ho è quello. Dico, non lo so cosa fare, o alla fine leggo la peggiore, così tanto per un omaggio a lui, quindi ero pronto. Io non mi ero neanche preparato perché era. No, perché... Quindi leggo un po' come, di, come cambia, di questo lavoro. Come dice Serse, è una silloge di vari pezzi scritti in 10 anni, per cui no, in realtà no, l'unico filo comune che c'è dietro sono io. La prima si intitola Milano e parla, brevemente, i miei riferimenti sono la Rosselli, sicuramente è una persona che mi ha ispirato di più, e Rimbaud sicuramente è un altro. Ecco, questa è la Milano di Rimbaud.
perché Rimbaud si dice, mi racconti, che sia passato a Milano. Milano, motivante il secondo. E la notte, sconvolgente nell'aria, indecente. Di contro mi trovo di scatto a vivere stanco. Di stanco, di si stanco, di sma stanco, di sueto, desunto il mio umore. Rilascio a stento, coagula il desiderio nel mio destino. Silenzio come la sera. Milano batte la seta e le tegole al bagliore, sembra gridino bislacche il tuo riso amaro al calore, par bollire e batte le matte orme di una desolata avance. Un'altra poesia che volevo leggere, questa scritta per il matrimonio di due miei amici. Il commento del vento. Il commento del vento, quella strana abitudine, dilemma che trema tra le mani. Sono i passati amori, frasi rotte senz'aria, silenzi che soffocano. La resa mi abbandona a quel sapore d'aurora, piccole rose tornate alla terra. La coerenza è un filo sottile intrecciato alle vostre dita avorio. Rossa scivola via la sera verso piani orizzonti e muove da mani, da schiene, pensieri che si articolano lenti, lento è il prorogarsi della sera. Infine leggo un piccolo poemetto scritto, ispirato diciamo alla storia della rivoluzione russa di Trotsky, che è un libro che mi ha venduto un mio caro amico Marco Giovenale. C'è un legame di questo genere. Un urlo così crudele, si divide in tre parti, pena la prima. Violare la disciplina dove tutto è precipitato nel sonno. Non voglio combattere, l'esecuzione è propiziata da questo battito continuo nella testa dell'uomo. L'appello martella con la pioggia, stavolta scuote il petto, codardia e impotenza della democrazia. Insurrezione, la seconda parte. Una tesi che serpeggia dal fondo, l'arte risvegliava da dentro i sentimenti più dolci. Videro volare in alto i piedi di una donna, i suoi occhi sospinti a sinistra, nell'autunno cui rivolgo le mani. 2 del mattino, mi sveglio ansimando, il gelo morde le labbra, è tempo d'osservare. Tutti cadevano accanto, mucchi di corpi e noi al quartiere, a guardare la luna, a ridere. Scaltra bonomia della notte, poi non ricordo. Sopraggiunse il sonno ed il freddo su un sedile del treno per Pest. Particolarità. Ottobrista, hai guardato il mio viso? Distaccati senza troppo rumore, rimangono pochi brusii nel salone vuoto. Un piccolo piano sul fondo, le mie dita lo percorrono. Le strade fuori deserte, il voto fatto, dopo il fuoco che annuncia l'aurora. Io e Abby ci guardiamo negli occhi senza un perché. Il tempo agonizza alla sera. Grazie. Io non vuoi da serio, cioè i poeti seri c'è una cartolina, questo si può, va bene. Va bene, allora mi chiamo Serse, Massimo Brizzigotti, vi diamo la mazzetta finale, questa così. Allora vi leggeremo una cosa, diciamo, è un flusso poetico, ecco, che ho scritto in due momenti separatamente tra loro, così l'abbiamo un po' riadattato per fare una lettura a due voci e per farla passare, diciamo, come una sorta di sfogo poetico tra due persone che si conoscono e non si capisce bene se, diciamo, si vogliono bene o si odiano, per così dire. Allora, il discorso si sviluppa un po' così, è suddiviso in due parti, lui leggerà tutte le parti che riguardano autopsia, che letteralmente è un vedere da me dentro di me, e io leggerò tutte le parti che invece riguardano teopsia, che è un vedere in modo un po' cinico però da lì, ecco. E quindi si intrecerà questa sorta di sfogo poetico. Mi tolgo la maglietta anch'io. Così siamo tutti. Sì, volevamo farlo nudi, però io ho proposto anche questa cosa, ma non ha voluto.
Quelle sono mutande, però. Meglio di Cornelio. È preoccupante questo vestito. Era anche delle mutande. Noi non ci stiamo. Santo, santo, santo. E non si guarisce mai, e non si guarisce mai, non si guarisce mai da questa fede. E vedo da me che senza la carne non vi sarebbe carnefice. La vedo la vittima, immonda creatura in cerca di gioia. La vedo assopita ai piedi del Buddha, che rutta poi ride, di tutte le paci, di tutte le guerre, tra un vaffanculo e un ti amo. Ci invita a morire sotto il sole giallo, ci invita da vendere, la vita venduta, che gioca alle carte con Cristo e Sofia, la vedo barare, scala reale, tutti in fila quei cuori, morti d'infarto. E vedo da Dio il sintomo del fiore febbrile primavera, inguaribile a rinascita. Tu che ti nascondi la fede che ti trova, ovunque vada vedo qualcosa da rifare, comunque vada vedi di salvare, amore mio. E vedo da me tutte quante le cose che ci fanno star meglio, tutte quante le volte che ricordiamo per prima, la primavera, il primo bacio, la prima classe, il primo banco, la prima sbornia, il primo pugno, la prima nota, il primo sbaglio, la prima neve, il primo tema, la prima canna, il primo viaggio, la prima assenza, il primo abbraccio, la prima gara, il primo amico, la prima giostra, il primo addio. E dico io che forse questa sera dalla guerra torno tardi. E vedo da Dio che sono solo un uomo solo, la sua maschera preziosa in pieno volto che c'è dietro, il pieno vuoto che c'è dentro, e tutta la vita si rimescola. Mescolo il soffio al vuoto della canna e trovo il suono, mescolo la creta al vuoto dello spazio e trovo il vaso, mescolo due cuori al vuoto dell'attesa e trovo amore, mescolo la vita al vuoto delle idee e trovo Dio. E vedo da me tornare notte fonda, distesa carne morta sull'altare d'ospedale, bisturi grazie, la prima comunione il corpo e il sangue, garze grazie, la prima colazione si spolpa la carcassa, l'interiore sotto ghiaccio, ago e filo grazie. Ricucire il sacco vuoto, infilare una cassa, ma dove portano il mio cuore? Stupidi dottori, mica sanno che il cuore d'un poeta, nel petto d'un polita, dà vita a dittatura. E credevate di salvarlo davvero il mondo? Credevate di salvarlo da questa maledetta malattia, dal capitale che capite solo voi, dalle favole della pia democrazia? Credevate davvero di salvarlo il mondo in quella sala operatoria, togliendo al Buddha il proprio grasso, ricucendo al Cristo la sua stigmate, mentre l'ultimo dio greco giace morto su di un letto d'ospedale. Poco male se si pensa che a lui nessuno più credeva. Ma dove metto il mio cuore? E vedo, da Dio, la mia e tua deposizione, l'onnipotenza ormai inservibile, l'impotenza servizievole, io scarnificato, tu incarnato, aiutiamoci ad amarci, che si tratta di noi due, che tra noi le cose vanno, bene o male, siamo un passo dal trapasso. Traslochiamo, nasce un figlio, serve spazio, la terra non si basta, l'attesa è insopportabile, a sperare si fa in tempo, preferisco il santo sesso, l'arcano fallo della nascita, magari anche il peccato. E vedo da me che qualcosa non va giù, la flebo è già finita, infermiere! Emorragia del presente, suicidio di massa, in questo ospedale è evitato fumare, è evitato star male, il mio vicino diretto è morto da un'ora, sarà colpa dei tagli? Quelli pubblici, i cessi sono tutti in disuso, anche gli eroi vanno in bagno, una super pisciata. E il bene vince sul male, ma andate a cagare, sì, i ferri del mestiere, sterilizzati anche i pensieri, anestesia del totale, l'intervento è andato male, non ci sono più le mezze stagioni, qui non si arriva più alla fine del mese, non c'è più una destra e una sinistra, insomma è tutto da rifare,
Domani vieni al mio matrimonio? Vorrei tanto, ma domani sono al mio funerale. E vedo da Dio tutto l'amore ricevuto, tutto l'amore rifiutato, divino errare, umano errore, ma perché le cose si fanno assai desiderare? Ma perché le rose si lasciano strappare? Sarà che la bellezza è prematura, gli adonici giardini in flore o pianto, che se la pianta in tutta fretta cresce, già presto muore. Scortezza al ricco ventre di natura, la voglia mia di nascere di nuovo, salire al sole delle primavere, poi ricadere. È certo che la vita troppo breve, sinebrea di nostalgica bellezza, bile nera di infante sguardo amato, giù sotterrato. E vedo da me morirmi addosso, in un lutto farabutto, buttare via tutto! Monete merda ai miracoli, le insolite puttane, nel loro corpo a corpo risvegliano anche i morti, sicché la caposala se la fa col mio cadavere. E dico all'anima di andarsene dove il diavolo mi vuole. Duole ricordare tutto l'amore andato male. Niente lacrime, vi prego, che mi seccano la gola. E finalmente è giunta l'ora di ricomprare l'orologio, quell'eterno ticchettio. Nemmeno gli angeli sopportano, nemmeno giovane mi cragna. E vedo da Dio, l'uomo mi commuove, quel suo guardare in seno mi rende un Dio migliore, imbarazzante il latitare, la vergogna delle nuvole, la sua voglia di sapere, definire l'orizzonte, il mestiere di servire, ogni giorno ritornare a fare pane, a bere vino, a ricordare corpo e sangue, perdonate il vostro Dio. E vedo da me la fine dei tempi, l'equazione universale, la vendemmia andata bene, le speranze di una madre, la raccolta delle mele, da riportare in paradiso, nella remissione dei peccati, ognuno dà quel che può dare, se poi le cose vanno male, la colpa non è mia, dice il prete. Credo da Dio, vita, morte e miracoli, forse è tutto da rifare, le più belle cose a cieli aperti, dice un mio fratello, sono come le credute, sono come le sognate, sono come le vissute, ti chiamerò Nina. Dice un mio fratello alla figlia che hai creduto, alla figlia che hai sognato, alla figlia che hai vissuto. E vedo da me toccare le mani di un barbone, accarezzarlo come un cane, tanto da provar pietà per la pietà. Che schifo che facciamo noi borghesi, col nostro buon acquisto di buonsenso, che schifo che facciamo in sto paese, dove non v'è italiano che non sia borghese. Mi dimetto allora dal lavoro di polemico, tanto la guerra nemmeno la so fare. Di leva conosco solo quella d'Archimede, ma quel barbone, chi gli dà un punto d'appoggio? Tutti sappiamo solamente la teoria, e nessuno che lo ammette, e guardi e non vedi la rabbia fighetta del rivoluzionario perbenista con bambo e mamma che a 30 anni gli danno ancora la paghetta, e lui dopo una sbornia tra compagni riporta a nonna i pantaloni da lavare, e il giorno dopo ricomincia a predicare, ma oggi è si sbiadita la bandiera, che il rosso dei padri sui figli si fa rosa. E nessuno che lo ammette. E vedo da Dio che mi lacrimano gli occhi, perché sono coraggioso, affronto la miseria e mi ripaga l'elemosina. Quando rido salvo il mondo, quando il mondo ride salvo Dio. Quanto costa ridere per ridere? Davvero costa tanto ridere? Un sacrificio senza gioia è più d'una disgrazia, più inutile della predica d'un prete, se questa domenica vai a messa, scegliti una chiesa dove sanno almeno ridere, quelle gospel vanno bene, solo in Africa ho goduto del Signore, solo in Africa sanno ridere. E vedo da me che a volte è meglio lasciar perdere, non è tempo di stronzate, ma tu hai qualche desiderio? Sai, oggi è il giorno della lampada, della fasciopera, ma domani è troppo tardi per gli schiavi come noi, sai, oggi andare in paradiso costa caro, e a noi ci tolgono le chiavi, maledetti topi incravattati, hanno comprato i migliori posti nei teatri, senza nulla sapere di tragedie, e il popolino torna in pizzonaia, almeno da quassù gli caghiamo sui vestiti. E vedo da Dio che per fare una persona ci vogliono due uomini, guardarsi e riconoscersi in mezzo a santi e demoni, pur sempre ci sta su lui, la differenza la fa il credere non tanto a ciò che è vero che poi si fa discordia, ma più di tutto al vero simile, la parabola, il confronto divino umano incontro, parlare parallelo. E vedo da me tutti i santi giorni, tutti i santi mostri, lo stomaco del mondo, la sua grande digestione, vita che divora vita, gioia che divora gioia,
La mandibola del tempo tutti quanti ha masticato, ricchi e poveri, belli e brutti, amici e farabutti. La vita ha sempre fame, nessuno che digiuna, impossibile sfuggirle, siamo sopportata. Credo da Dio quel tuo volto clandestino, masticare il disinvolto, la smorfia del destino, comica risata, un po' per gioco, un po' per rabbia. Se chi porge l'altra guancia, se chi in mano ha già lo schiaffo e non ho capito dove stare, tra il giudicare e il giudicato non ho capito il predicato di chi fa il bene e chi fa il male. Lo schiaffo in mano un padre, non è poi così sbagliato, tu che hai messo in croce un figlio, puoi capire. E vedo da me sublimarsi l'eresia, la genesi in provetta, lo scienziato alcolizzato e spia l'esperimento, l'elisir d'amore, impuro e puro mescolati, moltiplicate le passioni, inizia l'orgia cosmica, immondo godimento, eiacula l'oceano, l'orgasmo onniveggente, trasmuto di metalli, martire delle pietre, esterna aurora che divora, interna aurora che rischiara, la Sofia che tutta si concede, allatta i seni suoi filosofi, a scorre il siro di sapienza, finalmente la risposta del non vedente Dio. Vedete da Dio la calza rotta dell'amata Maddalena, il velo sporco d'una sposa, qui l'anima non s'entra, si tratta di quattrini, poveri va bene, ma un po' di dignità la meritano anche i diavoli, e ti sei scelto un bel vicario, per la tua buona novella, benestante, messa zero, più Cesare che Cristo, Gesù bambino al catechismo, in braccio a Pipe Dofili, ma che cazzo stiamo facendo? Me lo dite, che cazzo stiamo facendo? Allora sì che ha senso dire, ne abbiamo fin sopra i capelli dell'umano.